Festeggiato per l'occasione da una formula diversa dalle precedenti. Nell'anno del suo 60° anniversario, infatti, questo torneo potrà davvero definirsi europeo grazie a un'edizione itinerante che sostituisce il formato del singolo paese organizzatore. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. La sfida tra inni nazionali continua con questa risposta. Sì, Fabio, è vero, non vedo l'ora che la competizione entri nel vivo. È uno dei principali eventi sportivi dell'anno e tutti gli appassionati di calcio non attendevano altro. C'è grande entusiasmo in tutta Europa e l'idea che la nazione organizzatrice non sia una sola ha reso questo sentimento molto più diffuso. Speriamo che anche i ragazzi in campo ci regalino la stessa dedizione. Partiti! Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Giorgio Chiellini, uno dei migliori. Azione fallosa, nessun dubbio. Grande reazione del portiere! È fuori di un non nulla. C'è il colpo di testa! Un gol capolavoro! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati! Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Grande prova di forza. Barella. Bonucci. Non la perdere. Berardi. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Scatta verso il pallone. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. E trova il compagno. Può provare. Qui marcatura asfissiante. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a... Qui cercherà il tiro! Ha mancato il bersaglio. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Florenzi riceve il passaggio. Conclusione. Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio inutile. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Berardi. Provano a partire in velocità. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un gol. Il punteggio è quindi di 1-0. Attento! Mettila giù!
Marco Verratti oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Ecco il filtrante per Immobile. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Si libera la grande. Elegante. Palla intercettata. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Spinazzola. Lorenzo Insigne. Ha spazio sulla fascia. Immobile. La toglie dalla porta. Berardi. Infilza il portiere. Ne hanno voluto un altro e adesso ne possono gestire con più calma. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Numero 2-0 dunque. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Alaba riprende il possesso. Riceve un pallone interessante. C'è il tiro. E c'è il palo! Bonucci. C'è la palla lunga in avanti. Berardi non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Il portiere la spedisce su. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Calcio di punizione per l'Italia. I compagni vanno a verificare le sue condizioni. Florenzi. Locatelli. Che grande parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. L'Italia è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Berardi. Bella apertura. Lorenzo Insigne. Pallone alto nello spazio. L'Italia riprende subito il possesso della sfera. Calcio di punizione per l'Italia. L'arbitro è stato chiaro. O smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Bella parata! Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Se ne va. Trova il compagno. Pronto al tiro. Salvati dal palo. Fa. E il primo tempo finisce qui. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco.
Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. È in posizione per il cross. Lotta, ma perde l'equilibrio. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. E passa! La allontana con forza. Palla riconquistata immediatamente. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. È davvero una bella serie di passaggi questa. Vuole il lancio filtrante. Spinazzola, di forza. Spinazzola prova a salire sulla fascia sinistra. Si libera la grande. Un intervento impeccabile. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Alla peggio nello scontro di forza. Prova a giocarla in profondità. Insigne. Sembrano aver eretto un muro in difesa. L'Italia ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Ottima giocata. Lorenzo Insigne va via in profondità. Se ne va. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Ecco il filtrante per Immobile. Non riesce a mantenere il possesso. Locatelli aveva pescato magnificamente il compagno. Immobile perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Bell'intervento difensivo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Direi che è un classico, marcare stretto il giocatore avversario capace di mandare i compagni in gol. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto applauso. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Ci mette una pezza. Locatelli sul pallone. Insigne. Locatelli può tentare la conclusione. Respinge il tentativo dell'avversario. Lorenzo Insigne. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Ecco il filtrante per Immobile. Immobile! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Alaba. Bella palla ad allargare il gioco. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità.
prova a verticalizzare. Chiesa, ottima pressione la sua, palla recuperata, una buona palla, spazio per cercare il varco. Occhio al tiro, e arriva il gol, e con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. L'Italia ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si riparte dal 3-0. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara.